service learning non è una metodologia, ma quanto un approccio pedagogico che utilizza diverse metodologie. In linea con la nostra filosofia è quello di poi, attraverso l'apprendimento, dare un servizio, restituire un servizio. Questo percorso è nato appunto per una nuova realtà che si è venuta a costituire nel nostro territorio. Vibo Marina, come sappiamo, è una città situata sul porto, quindi tanti erano gli sbarchi, avvenuti nel porto di Vibo Marina. E quindi improvvisamente ci siamo ritrovati i minori non accompagnati nelle classi e quindi abbiamo dovuto intraprendere un percorso di integrazione. Questo è un approccio che ci lega realmente al territorio. Io condivido con il corpo docente, con i collaboratori, con tutti, con i genitori, con gli imprenditori del luogo, con tutto il territorio. Condividiamo questo modo di essere. Quindi noi vogliamo essere una scuola sicuramente inclusiva, sicuramente integrata con il territorio. Perché il service? Il service perché c'è un coinvolgimento dei ragazzi. I ragazzi costruiscono loro il percorso, sono loro i protagonisti, quindi il service nasce da un desiderio, da una voglia di cambiamento che i ragazzi manifestano e che poi riescono a manifestare all'intera comunità. Quindi il service noi in questo progetto l'abbiamo intravisto nel superare i pregiudizi. Come lo abbiamo fatto? Superare i pregiudizi, la diffidenza che inizialmente c'era, con la conoscenza. I minori sono stati visti non più con diffidenza, tutt'altro, come una ricchezza, come un'opportunità, perché attraverso la conoscenza delle loro storie noi abbiamo conosciuto dei mondi che erano veramente sconosciuti, dei mondi lontani. Ecco, e qui poi come il service si collega alle discipline, cioè noi nel fare integrazione abbiamo attuato percorsi di apprendimento perché abbiamo conosciuto storie di paesi lontani. Abbiamo visto sulla cartina, abbiamo conosciuto le tradizioni, abbiamo conosciuto il viaggio che i ragazzi hanno fatto, ci hanno descritto nei dettagli da dove sono partiti, come sono arrivati a Vibo Marina, cosa hanno attraversato, la loro permanenza in Libia. E le aule sono diventate dei luoghi di condivisione, i ragazzi hanno lavorato insieme, e c'è stato uno scambio anche di lingua, no? Parecchi minori parlavano l'inglese ed è stato un arricchimento per i nostri ragazzi conoscere la lingua inglese. Quindi facendo service non si tralasciano le discipline, nel senso che c'è un collegamento con storia, con italiano, con inglese. Perché fare un percorso di service learning nella scuola? E cosa costa? In termini economici non costa nulla perché è un'attività curriculare a tutti gli effetti. Anzi, è una grande opportunità finché le discipline si parlino, le discipline interagiscano realmente. I nostri alunni finalmente diventano e sono i protagonisti del loro conoscere, del loro sapere. E il docente diventa il regista, diventa il coach, sostiene, stimola. Aggiunge. Sì. Tanti sono stati i momenti anche vissuti al di fuori della classe perché, come abbiamo detto, la scuola ha reso questi ragazzi protagonisti. Qualsiasi attività veniva organizzata, erano sempre coinvolti, hanno partecipato a dei laboratori di arte al liceo artistico a Vibo. Quindi sono stati protagonisti di questi momenti anche di condivisione con il territorio, loro sono stati appunto coinvolti in una manifestazione finale dove hanno appunto hanno decorato dei vasi e quindi hanno tirato fuori la loro creatività. Hanno partecipato ai laboratori musicali, musica, abbiamo detto linguaggio universale, è stato un collante tra i nostri ragazzi e loro, insomma i minori appena arrivati. La musica da subito li ha appassionati, quasi tutti già sapevano suonare qualche strumento, però è stato facile per loro imparare. Chi ha iniziato non l'ha più abbandonato la musica. Tutto quello che noi abbiamo fatto è stato poi esternato alla comunità, quindi tutto questo percorso si è concluso con una restituzione all'intera comunità. Non c'è un metodo in questa scuola,
perché i ragazzi sono tanti, tutti diversi, e ognuno ha il suo ritmo, il suo tempo, il suo modo di apprendere. Per quanto riguarda la valutazione, da anni che me ne occupo, abbiamo una serie di rubriche che l'Istituto già utilizza da un bel po', che sono state formulate da un gruppo di lavoro. Sono delle rubriche che utilizziamo in particolar modo quando pratichiamo la didattica laboratoriale. Diciamo che più che le competenze disciplinari, quando ci apprestiamo a valutare un qualsiasi tipo di progetto noi facciamo, diamo molta importanza alle competenze chiave. E per finire, quella che ritengo molto importante è l'autobiografia cognitiva, cioè l'autovalutazione del ragazzo. Abbiamo stilato questa griglia dove ogni ragazzo deve dire se l'attività gli è piaciuta, se gli è interessato o se si è annoiato. Ecco, non interessa sapere se si è annoiato principalmente, perché se è annoiato vuol dire che abbiamo proceduto male. Secondo me il service è appunto il modo migliore per poter essere pienamente dentro il proprio territorio.